Bentornati per il venerdì di A Tutto Gol. La Fiorentina finalmente torna a vincere in campionato contro l'Udinese, in Coppa Italia contro il Padova. Oggi anche le parole di Federico Chiesa nei confronti dei suoi ex tifosi. Ne parleremo questa sera con Tommaso Mattei. Buonasera a te Greta e buonasera a tutti. Giornalista Mediaset, scusami. Grazie, Stefano Ballerini, Firenze Viola Super Sport. Buonasera, ben ritrovato. Sonia Nichini, la signora in viola. Ah, scusate, aspettavo dicessi firenzeviola.it. E niente, stavo qui, mi stavo crogiolando alla splendida notizia che tu ci avevi dato delle due vittorie che ci hanno esaltato. Quella col Padova poi. In questi giorni ci hanno esaltato da morire. Mi sto trastullando la mascherina, scusate. E poi non so le parole di Chiesa, sono impreparata. Dopo le ascoltiamo. No, io ho pensato a cenare, a fare dopo la affari miei, prima vedi. Di cena dopo non c'era vedrai, niente. Sono entusiasta. Dichiarazioni di amore, posso dire. Vai. Ti so... che bello. Arriverà Sandro Bennucci, che è in ritardo, è sempre arriverà. Con noi. Forse. Per interagire da casa, Martina Fanciullacci. Grazie Greta, buonasera a tutti. Vi ricordo che potete appunto interagire con noi tramite un SMS o un WhatsApp al numero 342 17 1971 871, tramite un'email a tuttogol@toscanatv.com. Grazie. Grazie mille Martina. Caro Tommaso, questa Fiorentina Padova e Fiorentina Udinese sono due vittorie, ma che stanno di sconfitta? No, ora saper di sconfitta no. Diciamo che quella col Padova è stata abbastanza, ora non voglio usare parole forti, però insomma alcuni momenti di imbarazzo si sono vissuti durante la partita. Se non c'era Terracciano, San Pietro, la Fiorentina rischiava veramente di finire male e lì sarebbe stata veramente una figuraccia. Con l'Udinese è stata una partita molto di stomaco. La Fiorentina si vedeva che voleva di stomaco? No, che di pancia. La Fiorentina si vedeva che voleva in qualche modo arrivare al risultato. L'Udinese, dobbiamo dire, io l'avevo detto anche venerdì scorso, è veramente poca cosa, ragazzi. Io voglio bene l'Udinese, però credo che abbiamo una novità. Sì, abbiamo una novità solo per oggi. Poi continuiamo ovviamente con la nostra trasmissione. La diretta e la cronaca prima di tutto. La cronaca infatti in diretta da Firenze per la manifestazione contro il nuovo DPCM c'è Chiara Valentini per noi. Sì, buonasera, credo che mi sentiate. In questo momento la situazione è un po' eterogenea. La manifestazione che doveva essere in Piazza della Signoria è stata spostata dagli stessi manifestanti in maniera spontanea in Piazza Duomo, dove ci troviamo adesso. È veramente una manifestazione eterogenea, ci sono sì alcuni ragazzi che potremmo chiamare estremisti, ma anche persone normalissime che gridano sanità, lavoro e gridano diciamo tutta la loro contrarietà, per usare un eufemismo, a questo governo. In questo momento invece state vedendo un'altra parte della manifestazione, dove ci sono alcuni ragazzi che sostanzialmente stanno aspettando la carica dei carabinieri, li vedete schierati, molte più forze dell'ordine erano presenti in Piazza della Signoria, ma i manifestanti non sono stati fatti entrare da via Calzaiuoli, sono diverse centinaia di persone, non c'è un leader, continuano a gridare non siamo di destra, non siamo di sinistra. Una signora che non abbiamo capito chi era, con un piccolo megafono, a un certo punto ha gridato tutti in Piazza Duomo e la manifestazione si è spostata, ma non si capisce chi sia la testa di questa manifestazione, probabilmente semplicemente perché non c'è. In molti spontaneamente si sono presentati in piazza per gridare il loro disagio e la contrarietà a questo governo. E proprio in questo momento c'è una situazione in cui la piazza è come divisa, ognuno diciamo si è in maniera spontanea avvicinato al gruppo che gli somigliava di più, quello più pacifico da una parte e quello meno dall'altra. In questo momento state vedendo la signora che vi dicevo prima, è lei che sta arringando una piccola folla di manifestanti che hanno portato i loro cartelli e si sono presentati qui a questa manifestazione che era stata annunciata in maniera anonima, nel senso non sappiamo chi l'ha organizzata, con un tam tam sui social, un volantino
che ha fatto tremare comunque la prefettura, che si era preparata al peggio perché era un volantino con le fiamme che avvolgevano Firenze, ricordava molto quello di Torino, dove ci sono stati dei tafferugli e degli atti di vandalismo anche nei giorni scorsi. Molti negozi durante il pomeriggio, soprattutto quelli delle grandi marche del centro, hanno barricato le loro vetrine coprendole con delle assi di legno per evitare proprio vandalismi. La tensione è palpabile, è salita fin dal principio, quando alle 9 quasi puntuali si sono presentati in via Calzaioli per entrare in piazza, dove appunto, come vi dicevo, non sono stati fatti entrare. Scuola, lavoro, sanità stanno continuando a gridare, in molti hanno il casco in testa, dobbiamo dire molti giornalisti soprattutto che si aspettavano il peggio, pochi manifestanti. Cosa vuol dire il casco in testa? Vuol dire aspettarsi o meno violenze e cariche della polizia e dei carabinieri. Per ora io vi restituirei la linea qui da Piazza Duomo, ripeto, non ci sono state violenze, non ci sono stati tafferugli, molti hanno anche incitato a guai a chi tocca polizia e carabinieri, gli applausi in quel caso sono stati meno copiosi che in altri momenti, e poi naturalmente le invettive contro i giornalisti, come ci sono sempre, anche piuttosto pesanti. Però ecco, non vediamo per il momento grosse violenze. Libertà, ecco, lo vedete, è la parola che più echeggia da questa piazza, Piazza Duomo. Vi restituisco la linea. Grazie mille a Chiara Valentini per l'aggiornamento in diretta. Ovviamente se ci saranno altre novità ci ricollegheremo insieme a lei. Continuando a parlare invece della Fiorentina, sì, hai visto una prestazione non troppo positiva. Sì, no, tornando a noi, ora questo era un argomento quanto mai serio e delicato, sì. E complimenti a Toscana TV per essere come sempre pronta a raccontare tutti gli eventi di Firenze e della Toscana. Dunque, torniamo a noi, anche se mi piacerebbe molto parlare di questo argomento, ma so che non è la sede. Dicevo, col Padova la Fiorentina ha rischiato la figuraccia, è stata veramente una prestazione secondo me deludente, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista anche proprio della voglia di dimostrare. Tornando all'Udinese, sì, stante il fatto secondo me che l'Udinese è poca cosa, uh-huh, e la Fiorentina doveva in qualche modo vincere quella partita, per me restano delle grosse problematiche a livello tecnico e tattico di questa squadra. E mi spiego subito. Io quando ho visto la formazione titolare ho sperato il Signore che arrivasse un angelo dal cielo e mi dicesse che stavo sognando. Perché io vedere Callejon dietro l'unica punta, seconda punta, trequartista, mi è venuto veramente voglia di andare, io tra l'altro sto vicino, prendere, andare allo stadio, andare lì in panchina, bussargli e dire: Peppe, ma dove lo metti? Questo è 47 anni che sfonda le fasce destre di tutta Europa, mentre e noi riusciamo ci sfonda un'altra cosa, seconda punta. E infatti che ha fatto Callejon? Una partita mediocre, perché si vedeva che non sapeva stare un po' nel perso suo ruolo. Ora io mi domando, scusate, Amrabat regista, Callejon trequartista seconda punta, ci ha fatto vedere in alcuni casi pure dei giocatori tipo Castrovilli messo in ruoli non suoi, mm-hmm, ci ha fatto vedere in difesa anche lì dei momenti di confusione. Ma ragazzi, ma è così difficile? Cioè, mio figlio ha 9 anni, che gioca, anzi 10, li ha fatti da poco, che gioca a FIFA, mi ha detto: papà, ma è di esterno destro. Cioè, non ci vuole tanto. Io non capisco come sia possibile andare. E gli è andata bene che c'era l'Udinese, perché con la Roma, signori, saranno guai. Infatti anche dopo analizzeremo quella partita. Perché la Fiorentina, Stefano Ballerini, la rotellina della ventilazione che è... Stefano Ballerini con quella rotellina sempre il computer, bisogna prima o poi cambiarlo. Per quanto riguarda perché la Fiorentina sia con l'Udinese che con il Padova fa un buon primo tempo, poi nel secondo tempo si spegne. C'è un motivo. Carrillo ha detto questione di concentrazione, ora è una risposta di così da parvenu, nel senso che i giocatori... Paragnosta. Traduzione di paragnosta, no? Stasera si va sulle lingue straniere. Sì, sì, va bene. Voglio dire, giocatori che hanno stipendi da fior di zeri,
non puoi pensare che i giocatori si addormentino sugli allori, si mettono tranquilli e smettono di giocare. È una problematica che probabilmente riassume che non si sentono protetti dallo schema tattico di Iachini, e appena la squadra avversaria capisce quali sono le pecche, assaltano, e come l'Udinese ci ha segnato il gol 2 minuti prima del riposo, come il Padova ci ha menato in camperlaia per tutta la ripresa segnando anche il 2-2 annullato per fortuna un fuorigioco, dove Terracciano ci ha messo la pezza e si è guadagnato il 7 da migliore in campo, e la Fiorentina sconta tutta questa situazione. La cosa che mi pare strana, e poi cediamo la linea alla signora Viola, linea. Che il signor Iachini ha voluto fortemente un giocatore come Duncan, preso da Sassuolo alla modica cifra di 16 milioni, pochissimo. Che è il giocatore, sì, che gli risolve di tutto un punto il problema. Metti Duncan dietro, liberi Amrabat e hai la possibilità di mettere Callejon da una parte, Ribéry quell'altra, e se le scelte sono converse su Vlahovic, che deve essere il centravanti, che Vlahovic sia il centravanti, così risolvi. Ma sembra che Duncan sia uscito improvvisamente dagli schemi di Iachini, il quale continua a volere il 3-5-2 e continuerà a porsi altri problemi. Sonia, Viola brutta ma va avanti, il titolo vero del tuo articolo. Sì, c'era anche il precedente parte di titolo, è la cosa che mi fa piacere sottolineare. Cioè, è chiaro che come ci stuzzicava sempre il buon Giorgio Micheletti, baci se ci stai guardando, salutiamo, tutte Giorgio. Le volte ci diceva sì, ma è certo, è il risultato che conta, non il gioco. Ok, quindi sono contenta se è vinto con l'Udinese, sono contenta se sia passato il turno in Coppa Italia, però è tutto quello che hanno già detto loro, è la sintesi di disarmante. Cioè, hai giocato con l'Udinese e con il Padova e hai rischiato. Guarda, col Padova, non voglio nemmeno riprendere in considerazione l'Udinese, prendo la partita più recente, col Padova, Serie C, scombussolati. È quasi una sindrome, te lo ricordi, non eliminati dal Carpi, salvati in calcio d'angolo con il Monza. Io non voglio dire niente, ma questi erano anche tutti scombussolati, dai tamponi positivi o negativi, la partita... Cioè, e mi sento dire a fine partita, io scusami Afo perché mi parte l'embolo, Allora, mi sento dire dal vice di Iachini, che Dio li fa e poi li accoppia, probabilmente deve essere proprio per questo, che sono i secondi di ottima prestazione. Io ho detto, ma è che ho guardato io? Cioè, c'è qualcosa che non mi torna. Poi mi viene a dire che il fatto di andare in vantaggio 2-0 e poi di complicarsi la vita è una questione mentale. Ecco. Probabilmente non abbiamo uno psicologo bravo a Firenze o qualcuno che li possa curare o far vedere, perché, scusatemi, non c'hanno nemmeno la pressione dei tifosi, perché tante volte dice, quando si giocava a Firenze gli anni scorsi, giocare in casa è difficile. Si sente la pressione, si sente i bu dei tifosi, si sente qualcuno che fischia, non c'hanno nessuno che gli rompe le balle, non c'avranno nessuno che li supporta, ma non c'hanno nemmeno nessuno in un periodo critico come quello della Fiorentina che sentono il mugugno. Sono d'accordo. Scusami, che mi vieni a dire? Poi, sai, il campionato scorso è finito ieri l'altro, abbiamo avuto poco tempo per prepararci. Solo la Fiorentina? Cioè le altre squadre no? Il Padova no, gli altri campionati no. Cioè, c'è un piccolo particolare che oltre a vedere giocare male la Fiorentina mi innervosisce. Essere presa per il sellino. Ma Firenze... Un briciolo, non ti dico che uno non può, dici, non mi riesce ad allenare, non mi riesce di mettere in campo la squadra, ho adottato il 3-5-2 finché morte non ci separi, quindi... Quello è. Ma dire, siamo un attimino in difficoltà, sì, qualcosa è sbagliato, cercheremo di... No, ottima prestazione. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Riguardo alle sue parole, sì. Ottima prestazione. Firenze vince, ma non è contenta. A questo punto a voi interessa più giocare bene o vincere? No, ci interessa vincere perché la situazione si potrebbe compromettere in 4-4-8, si pena poco a comprometterci la vita e ritrovarci a passare un'altra annata di M, capito? Ecco, quindi, bene vincere. Però se si riuscisse a vincere giocando un pochino, non ti dico di veder giocare il gran calcio, perché mi dispiace, con Beppe Iachini suppongo non si potrà mai vedere. Però è chiaro che è importante il risultato, ma te continui a giocare così.
Guarda, posso continua rispondere io? Così. Scusami, no, aiutami. Posso? Assolutamente, lei può fare di me quello che vuole. Se riesci a darmi un motivo per essere tranquilla, guarda, non no, ci si può baciare. Mi guardavi male. No, 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 io... Allora, voglio rispondere, a parte te stasera vai di slogan, con tutte queste vincere, convincere... Firenze, sto scherzando, poi mi spieghi dopo. No, è bellina da morire. Detto questo, rispondo io. Voglio rispondere io. Perché? Aiutami. No, non ti aiuto. Dico la mia idea su questa domanda. Chiaramente la Fiorentina e tutto il mondo viola vorrebbe vedere vincere e giocare bene. In questo momento sicuramente uno deve scegliere il male minore, che è vincere senza, con quel obbrobrio che si è visto ad esempio anche con l'Udinese. Però quello che voglio dire io, e voglio citare e copiare il grande maestro Nicola Porro, mio collega su Medias. Grande Nicola Porro, lo mandiamo tutti i giorni. Vorrei avere la telecamera più vicina e vorrei dire, Totto, se si gioca così si perde sempre, non ci vuole tanto, perché è inutile, vinci con l'Udinese, vinci col Padova e perdi con tutto il resto del campionato, perché se giochi così perdi. Se metti in campo le squadre così, perdi. Con l'Udinese ti può andare bene, con lo Spezia la puoi pareggiare, col Brescia puoi vincere, col Padova puoi vincere, quando trovi le altre 12-13 del campionato, perdi. E perché Ribéry è sempre fuori? E perché Callejon ha già il giramento di di palle? E perché Milenkovic voleva andarsene quest'estate? Allora, signori, questa società deve prendere in mano le redini anche tecniche di questa squadra. Perché andare avanti così si perde. Si perde. Non mai consolato per niente perché ha detto le stesse cose. Però ti ha detto le cose di cui ti ha detto anche le altre volte, ovvero le sue convinzioni che comunque hanno sempre un buon fondamento. Volevo dirvi... Ma anche perché, scusatemi, io non so, ma se leggi a giro, leggi sui siti, leggi social, trovate... Uno che difenda questa situazione. Ha visto anche tempi, c'era Della Valliani, c'era quelli contro Della Valle, Pro Montella contro Oddio, Montella. C'è qualcuno che difende Iachini? A me mi hanno dato di demente. Ma ora ci sarebbero i pappagalli che vanno di moda, no? Insomma, io non riesco a trovare nessuno, non ho letto un commento che ha detto sì, però ma poi, dai. Scusatemi, io non sono né un tecnico, né un ex calciatore, né un direttore sportivo. Però credo che la logica anche nel calcio abbia un peso. Questa squadra è perfetta per giocare in tutt'altro modo che con il 3-5-2. Assolutamente. È un 4-3-3 disegnato da un bambino. Ma perché non capisce? Cioè, perché si ostina? Perché non c'è nessuno che gli fa come te di toc toc, scusa. Toc toc! Il cervelletto? Questo glielo dovrebbero fare, ma non glielo fanno. Un nocchino, dice alla mamma, un nocchino, dice, scusa, Beppe. Che voglio sentire che è partita la ventola anche. No, abbiamo in collegamento con noi anche Sandro Bennucci, che non è riuscito a venire in studio fisicamente perché c'è stato purtroppo un incidente. Sandro, ci senti? Ti sento, buonasera. Buonasera. Eccezionale. Saluti anche a tutti gli altri colleghi in studio. Purtroppo c'è stato questo incidentone, ci hanno deviato e alla fine hanno fatto fare un ghirigoro e vabbè, pazienza. Comunque vabbè, l'importante qui. È che sei sentito. Con noi comunque. Prego. L'importante è sei qui con noi. Stavamo parlando delle due partite, ovvero Fiorentina-Udinese e Fiorentina-Padova. Tra l'altro, visto che ora sei in diretta, io ho le tue pagelle, ovvero dell'ultima partita di Fiorentina-Padova. Se Massimo ce la può mandare in onda, così che le commentiamo insieme. Ora, non sto a leggerle tutte, comunque state vedendo i risultati. In linea generale sono due pagelle molto simili. A questo punto ti dico, cosa ne pensi? Cioè, questa Fiorentina si è trovata a giocare contro una squadra di due categorie inferiori, però sulla carta i voti sono molto simili. Sì, e non solo, aggiungiamo una cosa, che il primo tempo
il Padova lo ha giocato in condizioni psicologiche assolutamente inferiori, perché è entrato in campo con questo incubo del Covid che gli ha bloccato uno dello staff e poi anche un giocatore di Fulco. Tieni conto, sono entrati in campo, non avevano nemmeno le riserve. In panchina sono andati solo due giocatori, cioè che poi nemmeno in panchina, diciamo in tribuna, era questo stadio terrificante, fortissimo, solo noi 38 giornalisti in tribuna a vedere questa partita. Sono entrati questi due giocatori del Padova perché come minimo in panchina ce ne vogliono almeno due, ed erano i due portieri di riserva. E gli altri che sono entrati in campo erano tutti negativi al tampone, ma il resto della squadra doveva ancora sistemarsi e avere il risultato. Quindi Mandorlini l'ha detto, dice, per noi è stato il primo tempo in maniera, abbiamo giocato con la testa da un'altra parte. Nella ripresa, secondo tempo hanno cambiato, hanno preso due gol. Nella ripresa il Padova ha preso il pallino del gioco in mano, il Padova Serie C, e francamente sulla fascia destra un signore si chiama Germano, che io non avevo mai visto, Patavino, ecco, ha fatto letteralmente impazzire il nostro Barreca, che debuttava alla prima partita, primo tempo di Barreca così e così, secondo tempo completamente sconclusionato. Ho sentito, prima di che tu mi dessi la parola, che cosa stava dicendo Tommaso Mattei, e francamente io lo condivido in pieno, perché la Fiorentina ha un modulo che è cambiato ora di fatto, è cambiato nei fatti. Con Calleon la Fiorentina deve giocare con il 4-3-3, inutile insistere, anche in una partita contro il Padova poteva essere la prova generale per la trasferta di Roma, e per fortuna non lo è stata, perché se fosse stata questa la prova generale per la Roma, io avrei detto di non andare a Roma, cioè nel senso, signori, facciamo più bella figura se non ci andiamo. E invece si è trasformata in un qualcosa che abbiamo già visto in campionato, in una brutta copia. La Fiorentina, dove addirittura Saponara riusciva a giocare e a farsi vedere, il resto della squadra praticamente assente, anche la difesa non mi è piaciuta per niente. Se al 90esimo ci fosse stata quella paratona di Terracciano, il migliore in campo, infatti, Terracciano con un 7, una parata che ha salvato il secondo con il miglior tempo voto del migliore in campo. Non c'è dubbio, Terracciano migliore in campo assolutamente, perché con quella parata ha tenuto la Fiorentina in, non solo in partita, ha salvato la vittoria della Fiorentina e l'ha fatta passare al turno successivo in Coppa. Sarebbe stato anche un dramma andare ai supplementari, però il Padova secondo me l'avrebbe meritato. Tornando al discorso di Tommaso, che condivido, mi auguro che domenica Iachini sia in qualche modo illuminato sulla via dell'Olimpico, che non è Damasco, ma insomma sulla via di Roma sia illuminato. Se così non fosse, io ho paura che domenica davvero la Fiorentina possa uscire con le ossa rotte dall'Olimpico, perché è una squadra assolutamente senza capo né coda in questo momento, ecco. E le pagelle che io ho dato sono state secondo me anche un tantino generose nei confronti di qualche giocatore viola. Non sono un disfattista. No, è vero, sei stato molto buono. Sentiamo ora da casa i messaggi che ci hanno mandato e poi andiamo in pubblicità e continuiamo dopo. Vi leggo qualche messaggio. Innanzitutto c'è Giovanni che dice: ha ragione Mattei, non abbiamo uno schema vincente. Poi, cari tifosi viola, smettiamo di parlare di Chiesa, è diventato un gobbo, quindi pensiamo solo alla nostra Fiorentina in relazione alle parole di Chiesa. I giocatori hanno fiducia in Iachini, io no. Le sue idee tattiche non fanno rendere al meglio la rosa. Simone Firenze. Un altro messaggio, Beppe, allora metti Terracciano centravanti. Voglio vedere una guida più qualificata, Roberto Viola Le. Grazie mille Martina, ci fermiamo e torniamo tra pochissimo. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila.
Laila, nuovo farmaco con formula Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da Mani Toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. Studi medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi, gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro, radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7, Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Organico, plastica, lattine e vetro. Carta e cartone. Fai la raccolta differenziata. Falla bene. Per te. Per l'ambiente. Seitoscana.it. Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sì, sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna. Ma che? Ho fatto 13. Hai fatto 13. Ho fatto 13 con 13. Finanziamenti a dipendenti e pensionati. Ho fatto 13 con 13. Fallo anche tu! Arriva il Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Ebensi, Porta Fiorentina. Da lunedì 20 luglio il nuovo servizio. Consiap Servizi Comuni, Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Ebensi, Porta Fiorentina. Da lunedì 20 luglio. Messaggi da casa che danno ragione all'idea, comunque al ragionamento di Tommaso Mattei. Gli Achini, comunque in linea generale, i tifosi non lo vogliono, possiamo dire. Sì, poi non suggeriamogli di mettere Terracciano prima punta, che magari... Beh, magari ce lo mette. Serio, prende anche lo sgribizzo una domenica e 5 minuti e lo prova e davanti. Lo mette, no, a me dispiace, ora io a volte sono colorito, mi arrabbio, mi faccio prendere così un po' dalla foga di varia natura, però purtroppo i dati e ciò che vediamo non gioca a suo favore. E vedi, la cosa che a me lascia completamente basito è come sia possibile che chi governa questa società a livello tecnico non abbia capito che era il momento giusto quest'estate per cambiarlo, per ribaltare un trend oramai tristemente negativo da troppi anni. Che ci siano i Della Valle, che ci sia commisso, alla fine della fiera conta quel rettangolino verde, conta chi va in quel rettangolino verde e come ci va. E devo dire la verità, l'anno scorso ci siamo arrabbiati, anche il mercato, sì, manca la punta, è vero, manca il regista, è vero, tante cose, ma la Fiorentina, se voi la guardate dall'1 al 99, ragazzi, non è una squadra così brutta. Ha delle individualità, ha dei giocatori che fanno la differenza. Ragazzi, avere Ribéry, Caillecon, insomma, non è mica roba da buttare via. Avere Castrovilli, avere Duncan, avere Amrabat, Bonaventura, Milenkovic, Pezzella. Cioè, ragazzi, sono giocatori che mezza Europa li vorrebbe. E allora, dov'è il problema? Dov'è il problema? È il problema di come giocano questi ragazzi. Di come vengono messi anche in campo. Di come vengono messi in campo. E aggiungo, purtroppo, io lo dico da settimane, sono, come si dice a Firenze, anche sfavati. Sì, sì. Sono sfavati. Perché ve lo ripeto, io faccio scherzo e mi piace enfatizzare e mi piace ampliare i miei ragionamenti. Ma voi ce lo vedete,
davvero, seriamente, quando andate a letto la sera, no? E spengete il lumicino, vi mettete lì sul cuscino a pensare. Ma voi ve lo immaginate Ribery allenato che parla con gli Hakimi, che gli danno nozioni tecnico-tattiche? Ribery da solo nella sua cameretta con i vecchi ciuffi, sì, a rimuginare, no, ma dove sono capitato? Appunto, ma durante un pre-partita Ribery e gli Hakimi, cioè non lo so, Sonia, no, dicevo, siccome mi fa il piacere ogni tanto, se mi sembra essere a casa mia, Nello, mi viene in mente le cose che si dicono in casa mia quando si guarda le partite, no? E il mio figlio, la conclusione è stata: ci pensi se aver avuto Ribery e non averlo sfruttato e trovarsi a fare campionati anonimi con un calciatore come si è rivelato, è ancora Ribery? È vero. E continuiamo su questa strada. Io ho anch'io il rammarico di che veramente Tommaso, perché rischiare di buttar via, perché stiamo rischiando di buttare via un altro anno. Io non lo so se Rocco, il fatto del Covid, di non sapere questo campionato come andrà, come non andrà, se si continuerà però a giocare. Però come hai detto giustamente prima di te, non è solo la Fiorentina in questa situazione. Sì, certo, ma non so se non ha voluto rischiare ulteriori investimenti. Non lo so, perché mi sono chiesta anche questo. Detto, non è che lui si è frenato oltre alla palla dello stadio. C'è una verità sotto, strisciante, del perché non si è voluto cambiare Iachini subito con un altro allenatore. Vabbè, se sotto la busta paga si no, sa. No, non è tanto la busta paga di Iachini che prende una cifra. No, il fatto di avere tre poi allenatori a micropaga. Montella è venuto fuori e c'aveva e sta prendendo i soldini anche fino per giugno 2021. L'anno prossimo. Certo. Montella, sperando che qualcuno Montella lo chiami, in modo che si transi una e se ne vada. Certo. C'ha lo stipendio pagato fino a dicembre 2021. Anche in questo, perdonami, Rocco Commisso ci ha sempre detto una cosa. È partito dal problema, i soldi non ci sono. Bravo, i soldi non sono un problema. Allora, però voglio dire, se metti tre stipendi. Però scusami, perdonami. Se te mettiamo e diamo per buono che la vertenza, chiamiamola così, Montella, sia particolarmente onerosa e delicata. Bene. E vai quest'estate, a luglio, quando è finito sto benedetto campionato dell'anno scorso, dal buon Beppe. Gli tiri su il cappellino e gli dici: e guarda lì sotto, quanto vuoi per andartene? Sì, ma questo era già insito, Beppe era l'allenatore perfetto che ti porta alla salvezza. Fine. Bene. E arrivederci. Dopodiché gli dai il cavo. Io ve lo dico, se volete mi porti una confezione dal regalo. Scusami, dell'acqua dell'Elba, guadagna gli si porta l'acqua dell'Elba. Lordi sono 2 milioni di euro l'anno, sì. Va bene? 900 fa 1.8 milioni. Sì, quello. Allora, vuoi che Rocco Commisso non poteva una buona uscita di qualche natura? No, beh, il problema è che secondo i desiderata di Rocco Commisso, purtroppo... Però, io sono pronto ad andare all'ufficio stampa del tribunale se arriva Sarri, cambio da Firenze, però Supersport, Firenze, Supersport, il viola lo casso, perché se viene Sarri io smetto di andare allo stadio. Dopo comunque avrebbe avuto nel desiderato lo stipendio di Sarri, questo mi ha poco, nel senso dovrebbe ridursi di metà, o Spalletti che ne figlia 8. Dopo ne parleremo, un secondo, torniamo. Purtroppo erano tre allenatori sulla groppa da soli. Ho capito. Possiamo, noi volevamo dare soddisfazione al nostro ascoltatore che ha detto bisogna non parlare di chiesa. No, infatti pur adesso qua, però visto che si trova straniero stasera, pur qua visto la soddisfazione che ci sta dando. I Federichi, Varum, te lo dico anche in tedesco. Guarda, mi hai dato l'assist perfetto per sentire le parole di chiesa. Oggi è stato presentato e ha parlato della Fiorentina e anche delle dichiarazioni nei confronti dei suoi ex tifosi. Sentiamo. Vai. Tanto buongiorno a tutti, avrei voluto fare questa conferenza stampa 20 giorni fa quando si è concretizzato il mio passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, però causa bolla e poi incontri ravvicinati di campionato e poi di Coppa non si è potuta fare, però ci tengo oggi a ringraziare pubblicamente la Fiorentina, la città di Firenze, per questi 14 anni che ho passato fra settore giovanile e prima squadra, dove mi hanno fatto crescere come uomo e come persona. Voglio ringraziare anche il presidente della Valle e il presidente Commisso e infine i tifosi della Fiorentina che mi hanno supportato nel bene e nel male. Grazie veramente.
Ovviamente ringrazio la Juventus per avermi cercato e aver fatto lo sforzo di economico per comprarmi e portarmi dalla Fiorentina qui. Sono veramente orgoglioso di vestire questa maglia e di scendere in campo per questa società veramente prestigiosa. Volevo chiudere il discorso Fiorentina con una domanda. In questi giorni ci sono state anche cose simpatiche, tipo i tifosi che hanno applaudito l'arbitro Fornò, che è quello che ti ha espulso a Crotone, quindi qua siamo nella goliardia, però si è trasceso anche in qualcosa di peggio, lasciamo perdere striscione o cose, ma ci sono state anche magari minacce per tuo fratello, hai qualcosa da dire anche per stemperare gli animi, qualcosa per chiudere del tutto questa situazione? Grazie. No, assolutamente non voglio fare nessuna polemica riguardo alle offese ricevute social con mio fratello, penso che non facciano parte, né, non siano persone che tifano né Fiorentina o guardano il calcio in generale, ma siano solo persone che usano i social per offendere, per un'invidia personale, non penso sia centrato niente con la Fiorentina né con il mio trasferimento, e quindi veramente non voglio fare nessuna polemica e ora guardo avanti, guardo al futuro e guardo alla Juventus. Sonia Nichini, guarda avanti, guarda al futuro e guarda alla Juventus. Allora, lui guardi pure alla Juventus, ma non ti è diventato brutto soltanto a cambiare. Mamma mia, te brutto. Tanto la maledizione di Zuma, la maledizione della Fiorentina, quelli che lasciano la Fiorentina, ti perseguiterà. Ti ha cominciato alla grande, perché a parte la partita con Fontainebleau, come si chiama? Fornelli. Quello lì, insomma, stranieri, oggi si parla straniero, si è detto bene. Quindi, ma in Champions ne vogliamo parlare, le gioie infinite ci sta dando sto ragazzo. Bernardeschi, Federichi, cioè, proprio una gioia infinita. E noi siamo fatti così, siamo astiosi, ci dispiace, io non sono per niente sportiva, non sono dell'idea, bisogna bypassare, nel senso non ce l'ho più, quindi a me fo con chi c'ho e va bene così. 100 milioni ci hanno dato per Federichi, vabbè, cederanno, pagherò i 100 milioni per i Federichi, siamo contenti perché, ti ho detto, io ci provo gusto, mi dispiace, io non sono sportiva, sono astiosa e quindi ci godo quando li vedo giocare. Tra l'altro, capito, oggi manca una piccolissima frase di Chiesa. Ma hanno tagliato quella più importante? No, questo è l'inizio sulla Fiorentina. C'hai altro dopo? No. Gli chiedono di commisso sì. E lui dice in maniera molto imbarazzata, risponde dicendo: io mi sono comportato bene, non voglio replicare in nessun modo e anzi la chiudo io qua. E quella è stata, secondo me, una caduta di stile da parte di Chiesa bella grossa, perché ha dimostrato di dire una cosa, di non dire la verità. È dimostrato che forse c'è qualcun altro che lo obbliga a comportarsi in un certo modo. Anche del padre ha parlato anche, è a Firenze, sta bene, ha detto. Cioè, siamo contenti per lui. Sandro Bennucci è in collegamento con noi? Certo che sì. Sandro, puoi darci anche la tua opinione riguardo alle parole di Federico Chiesa? A parte, ho notato Sonia Nichini quando Chiesa ha parlato, ha detto: sono orgoglioso di vestire questa maglia. Che schifo. Che Sonia Nichini gli è preso uno scompenso. L'orticaria mi viene, guardi. Una smorfia di quelle mai viste. vabbè. Questo, quindi no, se fossi stato lì in studio ti avrei portato un cordiale o qualche altro genere di conforto. Una maglia che proprio non posso tollerare. Allora, io vorrei andare un attimino avanti perché che cosa ci aspetta a questo punto, questa partita con la Roma? Già avete parlato di Sarri. Sarri si è liberato dalla Juventus e quindi Sarri è sul mercato, è pronto. Aspetta, l'avvertenza certo, non è chiusa del tutto. È vero, c'è un è vero. Infatti, legale dietro ancora. Dunque, no, ma se non ci sono, sembra non ci siano più problemi dal punto di vista contrattuale. Se lui vuole firmare un altro contratto, loro sono contentissimi a Torino, non c'è problema su questo. Il fatto è un altro. C'è ora una situazione della Fiorentina che è davvero difficile anche da districare in qualche modo, perché Iachini è vero che è reduce da, in sostanza, da due vittorie, quindi ha vinto in campionato e ha vinto in Coppa Italia, sia pure in Coppa Italia vedendo i sorci non verdi ma di tutti i colori, insomma, biancorossi patavini.
Il problema ora è la partita di Roma. La partita di Roma, dopo ti interrogo perché abbiamo anche le formazioni e tutto. Prego. Io volevo, dopo, per quanto riguarda la Roma, ne parleremo anche di Sarri e tutte le altre questioni. Però su Chiesa cosa ne pensi delle sue dichiarazioni, soprattutto anche nei confronti di Commisso? Io credo che Chiesa avrebbe dovuto avere un addetto stampa, un giornalista capace, almeno avremmo trovato un lavoro anche un altro collega, magari un disoccupato, per poterlo in qualche modo indirizzare nella maniera giusta, perché lì l'hanno lasciato, a mio modo di vedere, in una conferenza stampa così, senza come nel circo senza rete, ecco, e lì in questa conferenza stampa lui da solo ha dovuto rispondere a domande, e certamente l'hanno fatta apposta anche per metterlo in imbarazzo, ma avesse avuto dietro qualcuno capace di consigliarlo, avrebbe sicuramente detto tutte altre cose. Ecco perché dico, Chiesa così com'è, forse è stato protetto moltissimo dalla famiglia. Salta il collega. Quando lo metti di fronte, prima quando era nella Fiorentina, c'era, partecipava raramente a qualche conferenza stampa, eccetera, le domande non erano mai violente o cattive, erano domande magari anche costruite in qualche caso. Ora però quando si trova lì e si trova in un'altra città e di fronte a una piazza diversa, non lo conosco da quando ero un ragazzo, per cui possono sparare addosso in maniera molto, molto mirata. Per cui avrebbe avuto bisogno di qualcuno capace di indirizzarlo, di istruirlo, di consigliarlo. Con delle risposte diverse. Da casa invece stanno arrivando tantissimi messaggi, se ce li può leggere Martina, e poi dopo un'altra chicca, sempre sulla Juventus, una provocazione per la Fiorentina. Il simpaticone? Allora vi leggo alcuni messaggi. Buonasera, non dobbiamo aver paura della Roma perché abbiamo un'ottima squadra. Spero che Iachini faccia giocare Duncan, il migliore, contro il Padova. Beppe da Cerbaia. L'allenatore giusto è Sarri perché avrebbe giocatori giusti per il suo modulo. Ciao Sergio da Prato. Perché Duncan non gioca più in campionato? È l'unico che può fare diga a centrocampo, salvo Forza Viola. Sono ottimista per domenica, il vecchio gioco all'italiana di difesa e contropiede di Iachini è efficace contro le grandi. Vinceremo, Valerio di Certaldo. Ve ne leggo un altro ultimo. Cosa possiamo fare di buono quando facciamo andare via Sottil? Cosa facciamo di buono quando facciamo andare via Sottil? Perché con il Cagliari assegnato, come anche Simeone, cioè, a me tutte ste vele, cioè, ragazzi, se ci si rimette a rimpiangere Sottil, si è ridotto male. Vabbè, in l'altra settimana Sottil, quindi può Simeone tornare. Già, però, ragazzi, però, facciamo pace col cervello, però, sotto sotto. Via. Secondo me c'è un pizzichino di rammarico, perché tu cercavi un giocatore che ti poteva fare tutta fascia a polmoni. Lui è andato a Cagliari, appena è entrato in campo si è fatto tutto il campo avanti e indietro, ha segnato anche il gol, ne ha sbagliato un altro. Te non l'hai neanche mai provato, voglio dire, fargli fare una partita e mezza, trovare la partita giusta, guardarlo sotto una certa ottica. Però se non lo vede, secondo me è meglio le mandino a fare il campionato. Ma senti, io parte, ragazzi, io lo ricordo sempre perché mi colpì. Chi? All'inizio dell'anno scorso, prima partita di campo. Sì. Okay. Prima partita del campionato, Sottil, Vlahovic, titolari col Napoli, si perse, ci rubarono la partita, il tuffo di mezzo, ma fu il primo tempo, sì, andammo, sì, al riposo sotto, entusiasta di applausi Sottil, dello, sì, sì, stadio, d'accordo, a scena è vero, aperta. È vero. Lì c'era il ragazzino, quel tipo di partita non l'ha più giocata perché non hanno più. Sì, oddio, cioè, quando è entrato qualche volta aveva una, sì, certa prosopopea, sì, sembrava fosse come, via, però, come si dice sempre, un conto è che sali quelle scalette e i bioritmi ti zampillano dappertutto. Chi? Un qualsiasi giocatore, anche il Vlahovic d'occorrenza, sta in panchina per 70 minuti, ti dicono vai a scaldarsi, ne passano altre 5, entri con 10 a giocare, ci sono dei giocatori che forse renderebbero le sottile, ecco, Sandro Bennucci, ragazzi,
così. Ho capito, se si riscalda mezz'ora, si riscalda mezz'ora. Che sono anche in questo caso d'accordo con Stefano Ballerini, ma anche per un motivo molto semplice. Ti manda i bassi dallo studio. L'abbiamo già detto in alcune puntate della nostra trasmissione passate. Sottil non l'avrei certamente venduto o già dato in prestito, comunque ceduto, soprattutto nell'ottica di dover cedere Chiesa. Cioè, puoi prendere anche Calleon, va benone, però Sottil, giocatore, hai tutto tuo nato in casa, giocatore che puoi valorizzare, ma ti avrebbe fatto molto comodo. Stefano ha detto benissimo, Sottil ha due polmoni eccezionali, può fare tutta la fascia, cosa che invece Calleon non può fare perché ha già un'età e non è, poi non rientra nelle sue caratteristiche. Sottil, giocatore che invece ti avrebbe dato questa possibilità. E soprattutto tu sai che devi cedere Chiesa, perché lo sapevi fin da subito che lo dovevi, che l'avresti alla fine ceduto, e perché ti sei privato di Sottil. È stato un errore, secondo me, grossissimo. Ma scusami, se non indossi andare, no, scusami, ma indossi, cioè, io devo stare a rimpiangere Sottil? Però rimpiangere, ricordiamo che è in prestito, ma quindi è in prestito. Sarebbe servito, Sonia. Ti sarebbe servito. Non lo vedeva Iachino, l'ha fatto giocare l'anno scorso, scusa, È una strategia, di solidità. Ma è lui l'allenatore, tu sei mia testa. Lo faceva giocare più Chiesa. Lo faceva giocare più Chiesa. Lo faceva giocare più Montella, tra l'altro, di Sottil. Capito, quindi se quando è arrivato Iachino praticamente l'ha vista solo pochi minuti in campo, l'ha visto. Cioè, mi sembra assurdo. Poi, io non, se, ora, io per carità, no. Poteva far comodo, va bene, per carità, però è stato anche supponente. Anche con Montella, ti ricordi che si presero anche l'atteggiamento? Esatto, che aveva, sì, ma quando atteggiamento... è stato sostituito un paio di volte, sì, si è ribellato alla panchina. Ah, chiesto anche scusa. Sì, voglio dire una cosa. A chi? Devo parlare a un Castrovilli. Ah. Ascolta, Gaetano. Gaetà, come l'ha chiamato Ro. Sì, Gaetà, un momento serio. Vorrei per cortesia che non tu andassi a far parte del gruppo I Bimbi Minchia. Ecco. Cioè, in che senso? Spiega. Cioè, a me tu mi devi spiegare che cosa ti è passato per la testolina santa, imbiondita, adesso è la tintura, Sì, però la ora tintura. Sta andando via questa però, allora, per quale di motivo hai portato il difino al naso? Dopo il primo gol, a me mi devi spiegare, io ti giuro, mi hai smorzato l'esultanza, perché ho guardato mio marito e ho detto, ha portato il difetto in naso, non me ne ho accorto, riguardala, e poi ho fatto così, perché? No, ma aspetta, Sonia, no Gaetanino, perché? Sonia, aspetta, no. No, allora, io del dito non l'ho visto. Guarda, io ho trovato un sacco di persone che hanno scritto sta cosa. Io però questo gesto, vabbè, ma questo non mi interessa. Lo fa lui sempre. Sì, qua. Ma non è di qua, è stato questo. Vai a rivederlo. Dopo il primo gol, lui fa così. Guardiamo se Massimo dalla regia riesce a trovare. Posso dire una cosa? Ti voglio bene perché ti ritengo un bravo ragazzo. Ti voglio bene perché tu c'hai il numero 10. Ti voglio bene perché credo tu sia un gran calciatore. Non ti mettere nel gruppo dei Bimbi Minchia, per cortesia. Posso dire una cosa, prego, a Castrovilli anch'io? Sì, eccoci, di solito sei più per Begliacchini, oggi Castrovilli. No, dopo andiamo in pubblicità. Volevo dire una cosa, ho letto l'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi di Gaetano Castrovilli e avevo fatto una preghiera qualche settimana fa parlando di Chiesa, che mi sarei augurato che i calciatori, quando aprono bocca, l'aprono con coscienza. Pure il buon Castrovilli ha detto: spero di diventare un simbolo per la Fiorentina. Ovvio, siamo a posto. Sì, voglio un contratto fino al 2025. Ecco, ora, anche questa i tifosi della Fiorentina se la sono immagazzinata. Se la prossima estate arriva il Real Madrid, il Milan, il Barcellona, l'Inter, che gli raccontiamo noi? Non ci si crede più, gli raccontiamo questo, Tommaso. Però, spero che tu sei un giornalista, sei un professionista. Io sono una tifosa, quindi io non ci credo più. Posso dire una cosa? Quando si batte le mani qui vorrei dire che deve ammettere. Forse per me, io abolirei le interviste ai calciatori e agli allenatori su TV e stampa per i prossimi 30 anni con 3-4 esclusioni. Ibrahimovic, Mourinho, Ancelotti e altri 2-3. Perché gli altri dicono sempre le stesse cose. Cioè, per questo mi auguro che Castrovilli abbia detto questa cosa con coscienza, perché se no
Continuiamo tra pochissimo. Tra quanto? Tra 3 minuti e torniamo. Non ce l'hai. Non oddio, eravamo andati fuori. Tutta la sequenza. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Mi sentivo di cattivo umore. Tutto mi sembrava diverso. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con formula Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Oggi siamo noi. Raccontiamo la storia del nostro eroe. Oggi parte da un amore, dal credere in qualcosa in grado di unire tante realtà. Un marchio d'abbigliamento, una scelta coraggiosa, basata su principi e un grande sogno. Oggi per noi ha un significato molto importante e la nostra volontà è di poterla condividere con voi. Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. Ti vedo felice. Cosa è successo? Sì, sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna. Ma che? Ho fatto 13. Hai fatto 13? Ho fatto 13 con credici. Finanziamenti a dipendenti e pensionati. Ho fatto 13 con credici. Fallo anche tu. Volete trovare un angolino deliziosamente tranquillo per le vostre vacanze all'Isola d'Elba nel fresco e nel verde delle colline Maria di Campo? Bed and Breakfast dai Balleri, località La Piana, il Lentisco, via della Piana 109C, ad 1,5 km dalla dorata spiaggia di Marina di Campo. Info al telefono fax 0565 977 433 o ai cellulari 333 4898 778 320 6915 045 o venite a visitarci sui siti www.firenzeviolasupersport.com o www.elbasport.com. Servizio biciclette o quant'altro vogliate fare durante il vostro soggiorno sull'isola. Vi innamorerete della nostra privacy, silenzio, tranquillità, simpatia. Siamo sempre aperti, prezzi modici, Stefano e Paola vi aspettano, a prestissimo. Grazie a dentisti costantemente aggiornati e attrezzature di alto livello tecnologico, nei centri odontoiatrici Iris è possibile ritrovare il sorriso mediante cure per salvare i denti o, se troppo tardi, per sostituirli con l'implantologia. Nei casi più complessi e clinicamente idonei, il dottor Cesare Paoleschi effettua riabilitazioni anche con la tecnica degli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Elena, amici cuccioli, i cuccioli di Barboncino, teneri, dolcissimi, barboncini rosso fulvo, neri, miele, bianco, albicocca, cioccolato, champagne, grigi, i cuccioli di Barboncino, compagni delle tue giornate, da Paola e Elena, a Stabia, Firenze. Grazie al nostro regista Massimo Papi che ci ha trovato anche la foto di Gaetano Castrovilli, quella insomma la foto vedi sì, Sonia. Sì, non che... ci parlo più con lui. Non è ci offesa parli con me, sì, con Tommaso. Perché ho messo in dubbio. No guarda, ti giuro Sonia. Cioè secondo te già mi incazzo per nulla. Ti chiedo scusa, ma allora guarda, generalmente sono molto attento anche a questi piccoli dettagli e mi era sfuggito. Sono saltata sul divano. Quindi complimenti per aver notato. Mi stupisce anche a me, anche perché mi domando con chi ce l'aveva. È l'unico giocatore mai infamato
della Fiorentina negli ultimi anni. Hanno voluto dargli 10, gli hanno dati 10, ha avuto il contratto rinnovato, dice che lo vuole fino al 25. E quindi con chi ce l'ha? Con la insomma? Sandro? Non lo so. Abbiamo perso. Ma io dico la verità, siccome non l'avevo visto in diretta, perché io racconto la partita, io sono una donna, noto tutto. Scrivo, ho visto il gol, ho cercato di raccontare il gol, non l'ho seguito poi dopo il ditino alzato, non l'avevo visto. L'ho visto ora e... Sonia nota i dettagli che fanno la differenza. Che sono una donna e anche questa solidarietà femminile lasciamo. No, beh, perché hai diffidato di me, quindi... Sandro... dove eravamo rimasti? Sul ditino di Castrovilli, Castrovilli il dubbio da che non hai notato il dito. Avete detto altre cose. Avete la fortuna stasera che non sono lì con voi e quindi non vi posso riprendere dal vivo, sono lontano. E comunque secondo me è un gesto che poteva assolutamente risparmiarselo, su questo sono d'accordo. Perché non riesco nemmeno a capire, anzi dovrei essere contento perché ha fatto due gol, li ha fatti, quindi voglio dire, ha dato la vittoria alla Fiorentina, ha salvato la panchina di Iachini, quindi vabbè, non vedo chi doveva stare zitto. Tra l'altro poi quei mille che ancora c'era allo stadio erano tutti mille persone molto, diciamo, festanti, pronte a tifare Fiorentina, erano piene di entusiasmo, medici, infermieri anti-Covid, per cui un gesto che poteva, che non, insomma, spero che non lo ripeta, ecco, mettiamo. Speriamo, Sonia ha fatto bene comunque a sottolineare. Volevo tornare un secondo, visto che prima abbiamo parlato di Federico Chiesa, volevo ascoltare insieme a voi le parole di Pirlo dopo la partita in Champions League e aver perso 2-0 contro il Barcellona, che ha menzionato cattiva, la Fiorentina. Sei più cattiva di Giorgio Micheletti. Hai visto, Greta. Piano piano divento un po' più bifera. È la mia vicinanza. Se Masti se lo può mandare in onda. Che cosa hai imparato da questa sconfitta? Forse questo è anche un problema da affrontare, il livello di mentalità di questa squadra? Questi giocatori sono cresciuti nel Barcellona e hanno un'idea di calcio comune da quando hanno 5 anni, quindi chi entra sanno quello che devono fare, perché il calcio che gioca il Barcellona è lo stesso da 40 anni. Mentre i nostri, uno arriva dal Parma, uno arriva dalla Fiorentina, uno arriva da un campionato tedesco e quindi sono un po' diverse le mentalità e le prospettive. Quindi la diversità sta proprio nella cultura del gioco e nel capire le situazioni in campo. Uno arriva dalla Fiorentina, uno dal Parma. Questo è... Ma la mummia l'anno scorso era andata a Madrid? No, eh? Ma questo qua, no, ma scusami, perdonami, scusami. No, era scusa, questo, ma che vuole? No, ecco, volevo allora, sentire perché, un po' allora, da voi cosa no, ne pensate. No, allora, ascoltatemi. Quest'uomo, dopo queste parole, secondo me dovrebbe vergognarsi. Prima di tutto, voglio essere molto giusto nell'analisi di questa frase. Lui veniva dal Brescia, lui veniva dalle periferie del Bresciano ed è andato a giocare nel Milan e nella Juve, solamente che il signor Pirlo aveva i piedi disegnati dal signore del pallone. Chiesa e Kulusevski non sono Pirlo, non sono Pirlo, quindi è davvero una persona ingiusta a dire una cosa del genere. Perché non c'entra niente se arrivi dalla Fiorentina o dal Parma, perché lui arrivava dal Brescia, semplicemente era un giocatore di pallone sublime. E perché deve dire una bischerata no, di questo tipo? Ma comunque è una mancanza di rispetto. Tra l'altro la frase mentalità e prospettive diverse. Quindi tant'è vero già a rischio panettone. Quindi allora, lui al Brescia aveva una mentalità da Champions League? Abbiamo, continuiamo subito dopo su questo argomento. Abbiamo ovviamente prima la cronaca in collegamento con noi Chiara Valentini per farci capire la situazione a Firenze della manifestazione contro il nuovo DPCM.
Sì, allora la situazione a Firenze si è complicata rispetto a prima, nel senso che dopo un'oretta il corteo si è quasi dissolto, ma una frangia di estremisti ha cominciato a marciare verso Piazza della Signoria cercando chiaramente la provocazione con la polizia. In questo momento in fondo, là lo vedete, verso Piazza Duomo è probabilmente in corso un'altra carica della polizia. Qui in via Calzaioli ce n'è già stata una, hanno tirato contro la polizia di tutto praticamente, bottiglie, anche una catena e è stato divelto anche un cestino. Ora scusatemi, ero allontanata un attimo perché ovviamente anche noi siamo abbastanza nel centro del mirino, come si dice. Comunque diciamo che la manifestazione era eterogenea, l'ho già detto prima, sono stati gli stessi manifestanti a inveire contro chi caricava verso la polizia di smetterla, venduti ovviamente a noi giornalisti. In questo momento la situazione, diciamo che rispetto a prima, è molto tesa. Vedremo cosa succede, intanto vi volevo aggiornare su questo, vi restituisco la linea. Grazie mille Chiara Valentini, che lì per ora noi è una situazione un po' particolare. Da Pirlo, sì, a queste, infatti, a queste... Sì, purtroppo. No, mi dispiace, complimenti a Chiara, perché so bene, vivendo io anche come lei spesso queste dirette fastidiose, che è difficile lavorare in quelle condizioni, quindi complimenti. Guardarsi le spalle ogni minuto. E grazie a Chiara, perché so benissimo che in quei casi sei veramente nel posto più scomodo dove ti puoi trovare. Che altre anche frasi non belle. No, assolutamente. No, mi dispiace vedere Firenze, anche Firenze, in questo stato di caos. E mi dispiace, io sono sincero, io odio, non rispetto chi attacca la polizia in questo modo, perché sono semplicemente dei ragazzi che vengono mandati lì, non hanno nessuna colpa, fanno il loro dovere, spesso per poche lire. Lo so che la pensi in maniera diversa, ma non la dire, perché è meglio, perché se la dici fai una figuraccia. Anche perché non è il contesto. Da molte altre parti è successo un gesto di riconoscimento della polizia verso noi italiani, dove la polizia si sono tolti il casco e hanno fatto passare noi italiani e non è successo niente. E laddove la polizia va a bastonare noi italiani, ci fanno le multe che vengono tolte e l'atteggiamento cambia, anche perché, ripeto, contro noi della stampa c'è la censura dello Stato e tante cose non si possono scrivere, la gente legge e sa solamente certe sfaccettature di notizie. Io non sono di quelli. Comunque ringraziamo, come ha già detto. Scusa Greta, però io devo, secondo Sandro, il volo. No, allora, censura io non credo che ci sia, nessun collega, io credo che a Firenze e Toscana abbia subito censura da parte di nessuno. C'è stato un grande comportamento dei giornalisti, sia durante il lockdown, sia dopo, devo anche dire che a Firenze e in Toscana da parte della polizia non ci sono mai stati, anzi, sono stati interventi anche in difesa dei cronisti, questo va detto. Io sono ovviamente, naturalmente, contro qualsiasi forma di violenza, su questo non c'è dubbio, certo. Sono però anche contrario in questo momento a certi ristori promessi dal governo che non sono arrivati. Io ho apprezzato moltissimo le manifestazioni dei ristoratori e di altri, per esempio della Confesercenti, di altri commercianti, che hanno saputo manifestare con grande civiltà e con grande senso di responsabilità. Questi meritano ovviamente di essere aiutati dalle istituzioni, dal governo in primis. Io mi auguro che questi soldi che sono stati promessi arrivino e che non siano briciole, ecco, questo è il vero punto. Per il resto, contrarissimo a qualsiasi forma di violenza, contrarissimo ai petardi, a tutto quello che si vede anche stasera. Bravissima Chiara Valentini, bravissimi tutti gli altri cronisti di Firenze che sono in prima linea a seguire una situazione chiaramente molto molto difficile, complicata e pericolosa. Allora, io continuo con il nostro argomento, certo, ovviamente no, ringraziamo nuovamente Chiara Valentini, per qualsiasi cosa ci ricolleghiamo con lei in diretta. Stavamo parlando di Pirlo, ma quelli della curva, quelli che non respiri, quelli ti fanno la pizzica agli occhi, eccetera, ma quanto mancano, chissà quando mai potremo tornare. Sembra un'altra epoca. Veramente, siamo un secolo fa. Se te ripensi a quella Fiesole,
che quando entrava in campo la Fiorentina, ragazzi, non si respirava. Aveva la balaustra davanti, grulla, piena di fumogeni viola, bianchi e rossi. Voi siete creature. Io me li ricordo bene. Io l'ho respirato quando ero più giovane e andavo in curva. Comunque, guarda, posso dire, Pirlo mi ha fatto veramente venire la bile. Sì. Perché è come di... Allora, Baggio era un giocatore che veniva dalla Fiorentina. No, dalla Nerossi Vicenza. Sì, ma insomma, quando è andato dalla Fiorentina, dalla Juve. Quando Antognoni veniva da quella squadretta di provincia umbra che nessuno conosceva, che cos'era? La differenza. No. Antonio dall'Astima Kobe. Dall'Astima Kobe. Comunque meno conosciuta sta di Novara. Novara. Astima Kobe. Tra Novara, certo, non ha vinto la Champions League. No, mi è sembrato veramente una caduta di stile. Proprio una caduta di stile, una battuta infelice, secondo me. Infelice nei confronti di tutte le squadre, ma in questo caso della Fiorentina e del Parma. Per quale motivo deve dire? E del campionato tedesco, sì, anche poi, di loro me ne frega meno, ma insomma, mi rimanendo il nostro, pensi per sé, e come l'ha detto Stefano, Ciccio ti ha fatto tanto la mummia, ma te panettone. Tra l'altro bisogna anche calarsi nella realtà tecnico-tattica di personaggio di Pirlo. Pirlo è andato alla Juventus perché doveva allenare l'Under 23, poi improvvisamente si tranza, si manda via Sarri e Pirlo dall'Under 23 viene preso e catapultato in una realtà che non è la, non può essere la sua, non sarà la sua, dipende se gli sarà dato il tempo, che non è stato dato a Sarri, strano lo diano a Pirlo, e Pirlo sta mettendo dei giocatori, li ha presi dall'Under 23, tre o quattro li giocarono la semifinale con la Fiorentina, li ha di nuovo, ora voglio dire... e poi se però non vinci gli incontri in campionato e non vinci... Non me ne frega niente di quello che fa Pirlo. Sì, no, lì verissimo. Non parliamo troppo di Juve, se non è stato sbagliato. Non puoi offendere, una realtà che comunque negli ultimi anni ha sfornato calciatori che giocano in squadre molto importanti, che girano il mondo e che ha, insomma, tutto un suo rispetto da mantenere. Quindi non vedo per quale motivo. La differenza è che Chiesa e Kulusevski forse non sono Pirlo, Thuram, Cannavaro, Figo, Zidane e i giocatori che la Juventus ha visto. Semplicemente questo. Martina, da casa? Allora, vi leggo un messaggio ben preciso riguardo al modulo. Cerco di essere precisa. La mia proposta per domenica, dice il messaggio, è 3-5-2 con Quarta, Milenkovic e Casares, poi Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Kwame, Vlahovic. Nella ripresa inoltrata cambio modulo 4-3-3 con fuori Lirola, Buonaventura per Castrovilli e davanti 30 minuti con Callejon, Cutrone, Ribéry. Ciao da Marco, scusami, come ho si chiama? Marco. Marco detto Oronzo Canà. Fa il cambio modulo fra primo e secondo tempo e delle sostituzioni. Cioè, dobbiamo indicare la Fiorentina. E gli altri messaggi? Ve ne leggo altri due. Sì. Scusate, ma se Iachini non vede Sottil, Duncan, De Paul, sarà il caso di mandarlo da un oculista, dice Antonio. E sempre un Antonio, non credo sia il solito, però... licenziamo Iachini e prendiamo Pirlo. La verità è che senza attaccanti non puoi fare risultati in Serie A. Con Ribéry e Callejon la squadra non è competitiva. Ma di che si parla? Io non ci sto capendo nulla di questo. No, nemmeno io. Licenziamo Iachini e prendiamo Pirlo. Certo, dopo le sue dichiarazioni. Allora, guardiamo. Poi, ragazzi, Pirlo ha vinto il mondiale da calciatore, ma da allenatore chi è? Ancora da cominciare. È la prima sua esperienza. Appunto. Fondamentalmente. Cioè, allora prendiamo. Pensa te, c'ha maggior curriculum di Iachini. Pensa te, davvero? Pensa te come siamo messi. Ha fatto il tempo a fare il corso, aveva già l'ingaggio dalla Juventus perché aveva già cominciato a allenare. Meglio allora se avessimo preso De Rossi in estate. Cioè. Infatti il paragone, perché Pirlo è andato alla Juventus e De Rossi non è venuto alla Fiorentina? Perché non hanno fatto in tempo a chiudere con De Rossi, perché Commisso ha rinnovato la fiducia a Beppe Iachini. Tra l'altro, io qualche giorno fa, e questa ve la dico ora, ho avuto la certezza che Pradè aveva praticamente portato il contratto da firmare a Juric. Sì, sì, su questa pochi è verità. Pochi giorni verità. Prima del rinnovo di Beppe Iachini. Stavano per annunciarlo e poi è arrivata quella famosa telefonata di Commisso a Beppe Iachini.
Comunque, tornando all'altro messaggio incredibile, era riguardava le con formazioni con Briberia e Caglione è una squadra. No. Io guarderei le formazioni a confronto. Scusa, ma ci siamo resi conto tutte le volte che comunque, scusami, no, certo. Ma il discorso che Ribéry quando manca si vede e quando entra e gioca si vede? Certo. Ci sarà un allenatore in campo? Sì, ed è deprimente che dobbiamo affidarci a lui senza avere un gioco. Perché a 38 anni arriveremo, ci dobbiamo aggrappare a questo campionato, non saremo nel niente cosmico avendo avuto un giocatore come Ribéry che nonostante la veneranda età è 2 anni che è qui per vedersi arrivare e ripeto con forza netta che giochi Vlahovic, che giochi Cutrone, che giochi Kwame, che metta Terracciano se vuole prima punta, come ci ha consigliato il 4-3-3 con Ribéry a sinistra e Callejon a destra è sicuramente io un bel vedere. Io e a proposito di Chiesa, invito tutti gli amici a casa che dicono che Ribéry non è competitivo insieme a Callejon a riguardare la palla che dà Ribéry a Chiesa a Milano con l'Inter, dove Chiesa segna il gol del 3-2 se non mi ricordo. Quella è una palla visionaria, cioè quella la vede Ribéry e basta. Non la vede nessun altro. Come quella interpretazione sublime col Milan l'anno scorso quando si vinse a Milano 3-1. Sandro, lo vedo che vuole direttore parlare. Sentiamo Sandro Bennucci. Vabbè, no, io l'ho detto prima che per me Calcio destra, Riberia e sinistra sarebbero la situazione ideale. 3-5-2 da questa Fiorentina, soprattutto per le caratteristiche di questi giocatori. Io mi auguro. Vuoi parlare della partita di Roma? Mi auguro davvero, l'ho sottolineato poco fa, ma non ero in tema probabilmente, che Iachini riveda un momentino le sue scelte, le sue convinzioni e a Roma schieri una Fiorentina. Allora, proprio per questo infatti, Sandro, rimani lì, guardiamo. La Fiorentina dove, aggiungo soltanto una cosa, dove ci sono anche delle scelte da fare in difesa. Perché permanendo l'assenza di Pezzella, io vedo una Fiorentina molto in imbarazzo in difesa, perché hai preso quei 2 gol contro l'Udinese, non dovevi prendere, hai preso un gol contro il Padova che ha preso anche il palo, Padova che ha preso anche il secondo, volendo sfiorato il pareggio in fondo con questo centravanti Nicastro, che si è visto soltanto fare una gran patona da Terracciano, altrimenti rischiavi di prendere 2 gol anche dal Padova. Sì. Non puoi andare a Roma senza organizzarti bene, perché rischi davvero di venire via all'Olimpico con una punizione piuttosto seria. Guardiamo allora le formazioni a confronto per la trasferta a Roma con la Roma e Fiorentina. La Roma con Mirante, Mancini, Smalling, Kumbulla, Perez, Pellegrini, Veretout, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. Mentre la Fiorentina con Dragoskin sempre il 3-5-2, mentre la Roma con un 3-4-2-1. La Fiorentina 3-5-2, Dragoskin quarta, Milenkovic, Caseri sta al posto di Pezzella, Lirola, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi, Ribéry e Kwame. Queste sono le probabili formazioni. Posso aggiungere, Greta, un'altra considerazione al volo? Cioè che non va bene, se anche fosse il 5-2, non va bene perseverare con Amrabat in quella posizione. L'abbiamo già visto, non riesce ad esprimersi al meglio quando deve fare la diga davanti alla difesa. Amrabat dà il suo meglio quando lo lasci libero sulla fascia, lo lasci libero di svariare, di spaziare. E se gli affitti un compito fisso e lo obbliga a stare lì, Amrabat è un giocatore poco oltre il normale, se invece lo liberi secondo le sue caratteristiche si fa avere 2 mani. Sentiamo, va via il collegamento, sei d'accordo vero per la questione di Amrabat? Beh sì, lo diciamo da settimane ormai, ovviamente. Da settimane lo diciamo che deve cambiare posizione. Da quando è esatto, sceso in campo. Esatto, deve cambiare posizione, punto, punto e basta. Però guarda, riguardando quelle formazioni, allora diciamo le cose come stanno. La Roma è più forte, non c'è ombra di dubbio. In ogni reparto, forse a centrocampo la Fiorentina può dire la sua contro il centrocampo del attacco del, ovviamente sono molto maturi. Beh, l'attacco ragazzi della... Pedro, Mkhitaryan, Dzeko non c'è. Noi attacco, cioè, solamente Dzeko vale
le nostre tre punte più un'altra anche della primavera e forse tutti perché anche per riguardare scusa le partite passate non è che poi azioni da gol la Fiorentina ne cioè per questo ha ottimizzato però, scusami, sinceramente Sonia, cioè vedendo questa formazione per me la Roma è più forte l'unico reparto anche la difesa ragazzi la Roma c'ha dei signor giocatori Smalling Spinazzola sì, certo. Insomma sono l'unica cosa che io dico vedi se te andassi a Roma con un bel 4-3-3, con Caglione a destra, Ribéry a sinistra, qua me o chi vuoi là davanti, con quel centrocampo sistemato magari in maniera diversa, con la difesa in linea, Lirola e Biraghi, e due centrali, Cáceres e Milenkovic, Milenkovic è quarta, faccia lui, però sarebbe già una sistemazioncina migliore e avresti la possibilità di infastidire la Roma sugli esterni con Ribéry e Caglione molto di più rispetto a quello che faremo adesso. Noi ci fermiamo e continuiamo dopo ovviamente questo argomento. Potrei sbalordirti dicendo 4, 3, 2, 1. Pubblicità! L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con formula Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi. Vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende. Stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale. Comunicazione visual display. Tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWorld, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Studi medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi, gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 tesla da 110 euro, radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7, Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Andrea, ti vedo felice, cosa è successo? Sì, sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna. Ma che? Ho fatto 13! Hai fatto 13? Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a dipendenti e pensionati. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu. Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. Benvenuti da Carini. Cosa realizziamo? Porte da garage di alta qualità. Carini è sicurezza e comfort nel tuo spazio abitativo. E questo è tutto? No, non è tutto. Studiamo per te la soluzione migliore per le tue esigenze. Seguitemi! Il nostro team è fatto di persone, progettisti, costruttori e montatori dei quali ci prendiamo cura. La misura dei nostri prodotti sei tu. Eh già! Ma vuoi sapere cosa ci rende così speciali? Noi siamo qui, a Monte San Savino, nel cuore della Toscana, magari a un passo da te, ma lavoriamo in tutta Italia.
Precisi, veloci e raggiungibili. Benvenuti nella nostra grande famiglia. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino, Arezzo. Dopo il countdown perfetto, direi, perché questa volta me lo sono studiato e non ho sbagliato come l'ultima volta, stavamo analizzando Roma-Fiorentina e tu mi hai detto giustamente che la Roma è più forte. Sulla carta sì. Però sulla carta, almeno su quello che è accaduto fino adesso, io volevo farvi ragionare su questi numeri. La Fiorentina ha 10 gol fatti e 10 gol subiti. La Roma 11 gol fatti e 10 gol subiti. Se mettiamo i numeri a confronto sono molto simili. La stessa cosa, la Roma è ottava, cioè ha 8 punti, la Fiorentina ha 7 punti. A questo punto non vi sembra che siano molto simili anche sulla carta, analizzando anche se sono i numeri sono indicativi? Ascolta, che... i numeri tante volte falsano la realtà, secondo me. Cioè io credo che sia... Infatti, la differenza però sì, vabbè, credo che ci sia differenza purtroppo a favore della Roma. Roma è sempre stato un campo per noi terribile. ostico, quindi poi per l'amore, allora, l'anno scorso la Roma è coincisa con la sconfitta che ha allontanato Montella, no? Va bene, sì. Io non voglio gufare, per l'amor di Dio, mi dico sempre, e nel ritorno due rigori, io vorrei... 2-1, il secondo mai, non è mai rigore. No, ma io volevo dire questo, cioè io vorrei, non vorrei guffare nel senso curarmi, ho capito cosa già l'altra settimana, no? Io vorrei che la Fiorentina vincesse sempre, vorrei vincere anche con Iachini, per l'amor di Dio, non è che ce l'ho con lui a prescindere, però è una partita di per sé complicata, sempre stata, in una situazione come siamo ora mi sembra ancora più complicata. Poi come si dice, tante volte succedono delle cose stranissime, per l'amor di Dio, io sarei strafelice se la Fiorentina uscisse vittoriosa dall'Olimpico di Roma, la vedo dura. Delle ultime 5 partite, voi vorreste che la Fiorentina avesse lo stesso atteggiamento che ha avuto con l'Inter? Ah, beh. Beh, è quella, forse la partita migliore. È quella, sì. Anche se ha perso. Ma vabbè, ma l'ha persa sia per l'atteggiamento, sia per come si è svolta la partita. È chiaro che se poi dice sì, ha giocato in quel modo, però l'ha persa tutte, però, vedi, anche no. Però io non vorrei essere sempre negativo. L'atteggiamento sì. Però ragazzi, il risultato? Non dimentichiamoci i cambi di Iachini in quella partita. Beh. Quei cambi secondo me un pochino di peso lo hanno avuto. Assolutamente. Certo è che i cambi dell'Inter pure, perché misero Vidal, Sanchez, non mi ricordo chi altro, però cambiarono 4 uomini che veramente smontarono la partita. Chiesa e Ribéry. Esatto. Quindi io ti dico, i numeri che hai letto sono giusti ed è giusto ricordarli, quindi il calcio sappiamo ci regala sempre delle sorprese, però diciamo la rosa della Roma, il campo di Roma, il nostro allenatore, il nostro modulo, la nostra tattica a confronto con purtroppo quello che hanno loro, io la penso come Sonia, mi auguro che non succeda, ma la vedo dura. Un'altra cosa, oltre ad avere i numeri in comune, hanno anche, tra virgolette, la panchina, ovvero sì. Sarri può andare sia alla Roma che alla Fiorentina, quindi aggiungiamo anche stai questa. A vedere che la Fiorentina vince a Roma e Sarri domenica sera pensate è l'allenatore bella... della Roma. Ci sta, tutto è possibile nel calcio. Bennucci cosa e ci dice? Il problema è posso venire a Firenze. Sandro Bennucci? No, io dico che la Roma, il dubbio che parte favorita e non solo a favore del pronostico, ma anche la ragionevolezza dalla Roma favorita. Il fatto è che noi sappiamo bene che il pallone è fatto in un certo modo e in certe partite può anche rotolare da un'altra parte. Mi auguro che succeda questo, ovviamente. Ripeto, a buon senso e ragionevolezza, se uno dovesse scommettere, ovviamente scommetterebbe sulla Roma. Mi auguro che la Fiorentina sappia fare il miracolo. Io non sono di quelli, concordo con Sonia su questo, non sono di quelli che vogliono farsi del male perché è allontanato l'allenatore. È un giochino che non mi piace, non mi appartiene. Io mi auguro che la Fiorentina sappia fare una bella partita a Roma e sappia addirittura, se possibile, vincerla. La vedo difficilissima. Ecco, questa è una partita nella quale se dovessi
scommettere ovviamente si capirà. Il terzo sì, è più probabile il primo, l'uno e poi l'X. Tra l'altro, infatti, più problematico. A Roma vi chiedo il vostro pronostico, ecco. Perché no, se guardate, no, guardate il titolo, a Roma per o X? X è pareggio per fare qualcos'altro? Quanto ci avete messo a pensare lo questo studio. Titolo? Cioè, nell'ultima gara... Chi l'ha pensato? Io mi sono Io ha ragione, che sappia chi ha ragione. Fatto questo hanno confabulato lui e Giorgio, sono stati al telefono per mezz'ora, ho provato a chiamare, no, no, più senso qua. Abbiamo detto a Roma X, ovvero X pareggio per, quindi chiediamo a voi. Nemmeno Tiziano Ferro arrivava a fare una roba del genere. Neanche fantastico, Tiziano Ferro. Fantastico Tiziano Ferro. Quindi pareggio, rispondetemi. No, con la Roma. Se pareggia la Fiorentina con la Roma io sono più che contento, ma per assurdo sono quasi triste. Per il pareggio. Per il pareggio, ma perché? Perché sarebbe l'ennesimo brodino. Quindi preferisci una sconfitta? No, per no, carità, mai. O mi prendo la posta piena o veramente è come, ragazzi, la vittoria con l'Udinese è stato un consommé. Ma quella col Padova è stata e che? No. Un brodone, nella minestra con il dado. Un semolino è troppo buono. Si è spenta nel secondo tempo. E ora se fai un pareggio con la Roma. Ma io credo che sarebbe. Ragazzi, la Roma in Coppa bruttina, anche se ha giocato con una. Ballerò! È un piattume generale. No, ci vuole un miracolo, ma ci vuole un miracolo perché la storia svolti, perché i calciatori prendano fiducia. Che voglia allora a dire questi file standard, no? Siamo tutti con l'allenatore, stia sereno, che c'è il suo significato, se sai che vuol dire. Andrà cioè, tutto bene. Andrà tutto bene, cioè appunto, se l'andava male o messi come la doveva andare, chissà. Capito? Quindi mi sembra che ci voglia, ma anche se tu infili due o tre risultati positivi, cioè i cambiamenti che dovrebbero avvenire sono così radicali e così difficili da attuare, netti. Beppe, con tutto l'affetto e sane sui fronti, che cosa ci si può augurare? Comunque ragazzi, diciamo X a Roma, dai, diciamo X. Sentiamo Martina, che arrivano gli ultimi messaggi. Vi leggo gli ultimi messaggi. Non staremo a rimuginare, peraltro giustamente, su Iachini e il 3-5-2 se avessimo avuto un centravanti con la vocazione a fare il capocannoniere, Roberto da Montecatini. Un altro messaggio, buonasera. Nel momento che Rocco conferma Iachini e si accontenta di arrivare nono o ottavo, sta prendendo tempo per capire come andrà a finire la vicenda stadio nuovo. Stefano 69. Poi, perché insistere a voler giocare con il 4-3-3 se non abbiamo un vero regista? Forse meglio un 4-4-2 o un 4-2-3-1. Altri gli ultimi tre? Scusami, perdonami, sì, certo. Prosegui a leggere. Allora, 4-3-3. No, ho sentito due cose che non hanno veramente più senso di esistere. Allora, la prima, il regista ce l'abbiamo, perché Pulgar è un regista, Duncan può fare quel ruolo, quindi non diciamo frottole. Cioè, la Fiorentina, se vuole, Pulgar fino a un anno fa era il regista che tutti volevano, il giovane regista che il Bologna aveva esaltato, quindi non diciamo cose non giuste. Duncan è un altro ragazzo che è vero, non ha i piedi di Pirlo, non è Verratti, non è Jorginho, ma in quel ruolo ci può stare. Quindi la Fiorentina, se volesse, il 4-3-3 lo può fare benissimo. Poi, scusatevi, però allora, ci devono dire a breve, perché veramente se no a me mi viene un attacco di nervi entro Natale. Allora, venga qui chi vuole e ci dica: signori, noi lo stadio a Firenze non lo faremo mai fare a nessuno, che sia Trump, Joe Biden, Della Valle, Bill Gates, Renzi o Commisso. A Firenze lo stadio non si fa, perché io di sentire la tiritera di nuovo, di ricominciare a dire che Commisso sta lì a valutare se gli fanno fare lo stadio prima di fare gli investimenti, se ne esce. Allora mandateci in Serie D, andiamo a giocare con la Lastrigiana, andiamo contro la Fortis Juventus e non ci rompiamo più le scatole con questo stadio. Tra l'altro, riguardo a questo, subito dopo la partita con l'Udinese, Commisso aveva dichiarato, aveva lasciato comunque
delle dichiarazioni ai microfoni di una TV locale dicendo che in Italia ci sono troppe critiche inerenti non solo al calcio, alle infrastrutture e a tutto. Ora con Misto tra l'altro è tornato in America però per la questione del Covid. E tra l'altro lascia andare a Roma per quella famosa riunione i suoi avvocati, ma già il fatto che lui abbia rinunciato ad andarci di persona mi puzza nella maniera peggiore. Sandro, che sei ancora in collegamento con noi? Certo che sì, vi ascolto con piacere. Il commisso doveva ripartire per gli Stati Uniti e deve andare anche a votare per... È già partito ieri. Certo, doveva andare a votare, quindi sapevamo benissimo che sarebbe partito. Però è andato via quindi... senza rilasciare una dichiarazione e niente? Deve partire dopo la Roma. C'è un motivo... Posso spiegarlo? Sì. Il motivo è che voleva avere contatti, ci voleva il microfono, quello lungo, perché altrimenti lui temeva di non poter rientrare negli Stati Uniti se avesse contratto il Covid. Questa era una delle... Infatti ci hanno detto l'altro giorno, durante la partita con il Padova, dice nessuno si può avvicinare alla... Noi siamo su appollaiati in tribuna stampa, naturalmente siamo 38 in tutti, dice nessuno si può avvicinare alla tribuna d'onore perché il commisso teme qualsiasi tipo di contatto perché potrebbe rimanere contagiato, quindi probabilmente non ha voluto parlare per questo, oppure poteva parlare per telefono con il microfono lungo, non lo so, però lui ha preferito in questo modo andare via un po' alla zitta, forse perché è rimasto un po' deluso da questo viaggio a Firenze, però insomma, lui doveva rientrare negli Stati Uniti anche per andare a votare, ci hanno spiegato anche questo, quindi sì. Io non ne faccio una tragedia, non ne faccio un dramma, non è un giallo. L'importante è che ritorni a Firenze e accolga l'appello che gli abbiamo lanciato, che gli ho lanciato alcune settimane fa, di cominciare a parlare di squadra, a parlare di campo, a parlare di risultati, perché anch'io condivido l'idea di tanti che ormai il discorso stadio ci danno la notizia, dice, si comincia, si fa, questo è il progetto, i lavori cominciano tal giorno, oppure altrimenti siamo abbastanza stanchini anche di questo giochino. A Roma pareggia la Fiorentina? Sei d'accordo con il titolo? Ma io se la vuoi leggere con l'X? A differenza di Tommaso Mattei, io il pareggio lo prenderei, non mi dispiacerebbe. Sarebbe un passettino in avanti, però lo farei, perché a un certo punto la Roma è una squadra solida e in casa vuole vincere, non è riuscita a vincere in Europa League, quindi contro la Fiorentina sarà particolarmente arrabbiata. Fonseca vuole salvarsi la panchina. Un pareggio non mi dispiacerebbe, sarebbe eccezionale nonostante tutto. La Fiorentina, che data sulla carta del tutto sfavorita, riuscisse a fare il colpaccio. Io in fondo al mio cuore questa speranza la tengo, ecco. Martina, gli ultimi altri messaggi arrivano, quindi te li facciamo leggere così. Perfetto, vi leggo un messaggio molto molto carino. Buonasera, invito Iachini a vedere un po' Toscana TV, così forse impara a fare calcio Beppe da Cervaia. Grande Beppe, salutiamolo. Lo ringraziamo. Beppe da Cervaia. Potrebbe stare a Cervaia. Finiamo che poi non abbiamo. Ultimi tre messaggi, non c'è visione di gioco, nessuno mai in contropiede, a centrocampo si arresta il gioco, bisogna correre sulla fascia. Come vorrei il Papu Gomez alla Viola, Gianchi da Caltagirone Catania. Un saluto, io sono stata a Caltagirone. Esatto, e anche da Treviso. Anche da Treviso, perché un Bressan da Susegana dice Roma Fiorentina, chi perde si porta a casa Sarri. Ultimo messaggio invece, un allenatore non può trasmettere quello che non ha capacità né grinta né personalità. Laura da Livorno. Beh, grinta l'avrebbe in realtà. Grinta bello... però per, guardate, la bizzo. Cioè 4-5-1, 4-4-2, invece uso ancora diverso 5-5-5. Esatto, il famoso 5-5-5 di Alonso Canà, che tu si indrecci. Comunque, a parte le battute, bello il messaggio che ha letto Martina. È un po' vero, sarebbe da titolo del giornale, chi perde prende Sarri, perché obiettivamente ci può stare, sta cosa, ci può stare in questa partita
insomma, da dentro fuori per i due allenatori. È davvero curioso pensare che Sarri è lì che se la guarderà dal suo divano e magari in base al risultato potrà capire quale quale direttore sportivo vedrà scritto sul suo telefonino magari la sì, sera ma la stessa. Cosa sarebbe, lo smacco sarebbe che hai sentito, si sono lette su alcune testate importanti eccetera, le interviste al padre piuttosto che all'amico, al barbiere, al barista, che direttore di banca, lui torna a lavorare in banca, tutti a dirci che Sarri non vede l'ora, che Sarri vorrebbe, che il sogno di Sarri se fosse arrivasse a domenica e ce lo sciula la Roma, cioè, quindi noi si resta con sull'albero il desiderio, cantare. Con il desiderio. Vedremo. Di vedere questo allenatore. Lo cambia, casomai lo cambia Rocco dall'America? Telefona. No, penso ragazzi, che non cambierà niente purtroppo. Siluratemi gli achini, non purtroppo. Esito. Sandro, Stefano Ballerini, siamo in chiusura. Avanti, sì. Passano ora le immagini che avete fatto con Firenze Viola Supersport oggi della partita Fiorentina Lazio della primavera. Sì. In 30 secondi descrivici tutto. È andata malissimo, tutto. Peggior anticipo del sesto turno non poteva esserci. La Lazio passa al Franchi, vince 3-1, abbiamo giocato un primo tempo così, abbiamo avuto 4-5 occasioni, secondo tempo di pura marco laziale, 17 Sceo, 26-40, raddoppio di Moro, va detto raddoppio di Moro, palla uscita dalla linea laterale perlomeno di 10 centimetri non visti, non c'era la moviola, 3-0, accolcia Montiel, gol della bandiera al minuto 48 in semigirata volante. Grazie mille Stefano Ballerini, io ringrazio Tommaso Mattei, ci vediamo venerdì prossimo, giornalista Mediaset, spero. Grazie a voi, se il lavoro me lo consente sarò sempre qui. Grazie, Stefano Ballerini, Firenze Viola Supersport. Vi ringrazio, mi prendo un secondo al volo perché oggi a Vienna, Sonego però. Batte Djokovic 6-2-6-1, Sonego in semifinale, la sconfitta solo numero 3 dell'annata per Djokovic, 6-2-6-1. Ma non dico nient'altro. Grazie. Sonia Nichini, Firenze Viola. Io vorrei dire se Conte ce lo permette, perché se ci chiude Comuni come una volta nel lockdown, da Scandicci a qui sarà un po' complicato. Vabbè, faremo il collegamento come con Sandro Bennucci. Mi viene l'ansia solo al pensiero. Mi lascia questo parlare con tutti questi uomini, almeno. No, guarda, io non vorrei assolutamente. Ti mettiamo su Skype. I momenti di gioia. Sì, l'unica cosa buona di Skype è che sto con i pantaloni del Tony e le ciabatte. Ti skypiamo. Però sopra un po' stile fiorentina. Sandro Bennucci, Firenze Post, che possiamo leggere le tue pagelle subito dopo 10 minuti. Questo certamente, vi ringrazio, poi aggiungo anche su Firenze Post, potete vedere anche ora in diretta la situazione a Firenze. E si blocca. Ok, si vede però è andato via, grazie mille a Martina Fanciullacci. E buona serata e a presto. Io vi ringrazio, ringraziamo anche Toscana TV per averci dato comunque le immagini in diretta a Chiara Valentini. E domani tornerà Giorgio Micheletti con CLB alle ore 16, la sera 20:45, mentre domenica speciale Roma-Fiorentina dalle 17:30 fino alle 23:00.